vaccinale. È chiaro che il vaccino anti-Covid è un vaccino che può cambiarci la realtà, una realtà difficile. Quindi io ho sempre avuto grande fiducia, sono un pediatra, immunoallergologo, vaccinatore, ho sempre vaccinato da tanti anni e so l'importanza dei vaccini per quanto riguarda soprattutto l'età evolutiva. Adesso questo vaccino viene a tirarci fuori da questa grande problematica inerente al coronavirus e i vaccini che abbiamo iniziato a fare dal 3 gennaio sono vaccini sicuri. Abbiamo avuto la possibilità già di verificare con i sierologici che abbiamo livelli di immunità molto alti. Per quanto riguarda gli effetti collaterali, sono effetti collaterali mai, mai per quanto riguarda la nostra esperienza, ma anche in generale a livello nazionale, mai gravi. Sono effetti collaterali che i vaccini danno normalmente, perché si sa che i vaccini comunque sono pro-infiammatori. Questi vaccini in particolare per quanto riguarda le allergie, vorrei rassicurare la popolazione in generale che con le allergie hanno poco a che fare perché sono vaccini molto semplici e quindi non hanno mai dato problematiche di reazioni allergiche, soltanto bisogna stare attenti nelle persone che hanno malattie infiammatorie acute, ad aspettare che l'infiammazione diminuisca per poi poter utilizzare tranquillamente il vaccino, anche quello di cui tutti parlano ultimamente, dell'AstraZeneca, che è un vaccino, un buon vaccino a vettore con l'adenovirus, che è un virus tra virgolette amico, e che ha una seconda dose dopo le 12 settimane, dopo i 3 mesi, e con un'efficacia dopo la seconda dose che arriva addirittura all'85%. Per cui è chiaro che bisogna affidarsi e fare anche in fretta, perché così come abbiamo visto, il virus, come tanti altri virus, è un virus che per sopravvivere ha le sue modalità, le sue variazioni, le sue mutazioni. E poi invece di aspettare che le variazioni, le varianti comincino a diventare davvero importanti, dobbiamo cercare di vaccinare la maggior parte della popolazione. E ci Dopo siamo quanto tempo tendono a sparire gli effetti collaterali? Quanto Gli durano? effetti collaterali normalmente nelle prime 12-24 ore. Sono fatti nel 30% da febbri e da, diciamo, problemi di mialgia, mal di testa, stanchezza, e si superano facilmente con i soliti antidolorifici. Nella sua esperienza c'è stato qualche caso un po' più grave di questi effetti collaterali o sempre cose abbastanza blande, Ma diciamo, che diciamo in entrano nei qualche sintomi influenzali? persona in cui già c'era magari uno stato infiammatorio, magari per una malattia virale intercorrente abbiamo avuto qualche problema intestinale in più. Però sempre roba molto banale, molto Però guaribile. sempre sì, diciamo blando e superabile in poche ore. E per gli effetti collaterali si possono utilizzare i classici farmaci antinfluenzali per alleviarli? Ma diciamo qualche antinfiammatorio, il solito paracetamolo che ci aiuta soprattutto ad evitare le mialgie, i dolori da vaccino, nient'altro.